Ciao a tutti e bentrovati. Oggi con questo video torniamo nella mia adorata Londra per vedere dove andare a mangiare. Me lo chiedono in tantissimi e sfatiamo subito un mito. A Londra si mangia male e si spende tanto. Balle, grandi, grandissime balle. In realtà a Londra puoi mangiare qualsiasi cosa, anche di qualità, spendendo anche in alcuni casi meno che in Italia. Ma prima sai cosa devi fare. Se non sei ancora iscritto, pulsante iscriviti e campanella a fianco del pulsante. In questo modo sarete sempre aggiornati su tutti i video che andremo a pubblicare. Ottimo, cominciamo con questo argomento e vediamo se riesco a farti venire fame, ne sono quasi certo. Primo consiglio, i mercati e quindi lo street food. Ormai un po' in tutto il mondo, anche in Italia, sta spopolando lo street food. A Londra diciamo che è nato qualche anno fa, è sulle orme di quello che è nato negli Stati Uniti, diciamo la prima piazza dove si è sviluppato ed è esploso lo street food, ma per quanto riguarda Londra è già qualche anno che sta avendo un grandissimo successo. E nei mercati, secondo me, si arriva a raggiungere la quintessenza dello street food, spesso e volentieri con portate che diventano quasi gourmet, e la qualità, il biologico, la possibilità di mangiare per chi ha intolleranze, vegani, vegetariani, eccetera, è veramente ampia. Tre mercati, tre su tutti che ti consiglio. Il primo è Brick Lane. Brick Lane è la domenica mattina, è East London, famosissimo, da oggetti d'artigianato, cianfrusaglie, ma ci sono anche stand chiusi, capannoni ripresi dove puoi mangiare al coperto, puoi sederti in panche comuni, per cui lì si mangia da italiano a thailandese, cinese, giapponese, tutte le cucine del mondo, anche quella inglese chiaramente. Quindi puoi spaziare in tutto il mondo, in tutti i sapori del mondo, a costi che sono veramente bassi. Con meno di 10 sterline si riesce tranquillamente a mangiare. Secondo mercato, il più famoso in assoluto, forse anche il più famoso di Londra, a livello di mercati di cibo, è Borough Market. Il Borough Market a sud del Tamigi, iper famoso, è aperto tutte le mattine e lì hai una spesa leggermente più alta, ma la qualità è eccezionale. Puoi mangiare paella, puoi mangiare maiale, puoi mangiare carni di tutti i tipi, freschissime, pesce. Ci sono anche ristoranti nel Borough Market, chiaramente lì poi il costo lievita, però di base la qualità è la prima cosa che si nota quando si va al Borough Market. Terzo e ultimo mercato, il mio amore, ed è il sabato mattina, è il Broadway Market. Il Broadway Market non ci si arriva con la metro, perché non c'è la metro lì vicino, bisogna scendere a Bethnal Green, fermata sulla Central Line, quella rossa, poi da lì o si sale a piedi per un quarto d'ora verso il Regent Canal, oppure si prende il primo bus che va verso nord, diciamo verso il Regent Canal. Quando si arriva al canale si scende e il Broadway Market è lì vicino. Il Broadway Market si trova proprio in Broadway Road, quindi è facilmente localizzabile anche su Google Maps. È il sabato mattina, ci sono bancarelle vintage, ma anche bancarelle di cibo. In più al Broadway Market sono proprio i negozietti a fianco delle bancarelle, cioè dietro le bancarelle, quelli che sono fissi, che il sabato si animano e ci sono dei caffè, delle panetterie, assolutamente tutto da provare. Qualità iper alta, altissima, e eccezionale anche l'atmosfera di questo piccolo, perché la via non è molto lunga, mercato. Un'altra soluzione è la catena di ristoranti Leon. Leon ha aperto diversi anni fa a Londra, ormai ha una decina di sedi in Londra, quindi è una piccola catena, ma ancora fa cibo di alta qualità. Con meno di 10 sterline o intorno alle 10 sterline riesci a pranzare o cenare, ed è un locale, sono tutti locali, non si mangia all'aperto, sono tutti locali in cui
diciamo che va benissimo anche se hai sia intolleranza ai latticini, sia tu vegano, vegetariano, ci sono piatti un po' per tutti. Ogni piatto è indicato per chi è, che cosa contiene a livello di allergeni, è eccezionale. Fanno una cucina un po' fusion, cioè hanno piatti, ad esempio i falafel, le patate dolci, il pollo con chorizo o ancora le famose polpette marocchine di Leon. È tutto per me eccezionale, ti viene servito in cartoni, in piccoli cartoni che poi puoi mangiare lì seduto tranquillamente oppure portare a casa in takeaway, tutta roba biologica, tutta roba biodegradabile, guardano molto all'ambiente e quindi è un locale che io consiglio al 100% e soprattutto si mangia bene. È un fast food in realtà, ma è un fast food naturale e biologico ed è proprio il claim che hanno. Simile alla filosofia di Leon, ma non è un ristorante, è un supermercato, Whole Foods. Adesso è entrato un po' in tendenza questa catena di supermercati perché è stata acquistata da Amazon qualche settimana fa. In realtà Whole Foods ha una zona praticamente dedicata al ristorante, tu prendi un contenitore, lo riempi quanto vuoi a buffet e poi lo pesano e lo paghi a peso. Non è economicissimo per essere un supermercato, diciamo che un contenitore bello pieno ti verrà a costare sulle 12-13 sterline e quindi non è proprio economico. Poi puoi portarlo a casa come takeaway o mangiarlo all'interno del supermercato perché c'è una zona dedicata proprio a ristorante, tra virgolette, a posti per sedersi e mangiare quello che si è comprato. È un po' caruccio, ci sono diverse sedi a Londra, però è un'ottima soluzione soprattutto per la qualità del cibo e anche qua puoi scegliere pietanze vegane, vegetariane, sono indicati sempre gli allergeni, quindi è un posto molto molto valido. Una soluzione molto popolare invece è quella dei pub. I pub si pensa sempre che si mangi roba surgelata e di bassa qualità, in realtà ci sono una serie di pub a Londra, tanti, e basta cercarli fra i pub storici o fare una ricerca in internet, in cui si mangia ancora la vera cucina del pub, soprattutto in alcuni giorni, tipo mi viene in mente i pub che fanno il Sunday Roast. Il Sunday Roast non è altro che il pranzo della domenica, si parte dal mattino verso le 11 e si va fino alle pomeriggio alle 5. In questo caso hai dei piatti completi, non so, l'arrosto della domenica o un mezzo pollo arrosto, compreso della bibita, a prezzi veramente bassi, quasi sempre, anzi sempre sotto le 10 sterline. Quindi è di alta qualità. Poi all'interno dei pub storici, anche durante la settimana, puoi comunque mangiare le varie pie di carne, puoi mangiare i purè con la carne sotto, proprio piatti tipici della cucina inglese. Rimangono e ogni quartiere ha più o meno una serie di pub storici affiancati ai pub nuovi, quelli che sono di catene o quelli che hanno in menù tutti un po' tra virgolette alla McDonald's. Ma basta fare una piccola ricerca e ogni quartiere ha il suo pub storico e te ne accorgi appena ci entri. In realtà adesso tanti pub di quartiere sono diventati anche gastropub, ovvero fanno una cucina un po' più gourmet rispetto alla cucina classica inglese, quindi hanno magari preso un cuoco e lavorano le materie prime in maniera un po' più delicata. Ecco, in questo caso è assolutamente valida come soluzione, però capisci che vai a pagare qualcosa di più, ci vorrà dalle 15 alle 20 sterline per mangiare. Un'altra soluzione validissima soprattutto se hai preso in affitto un appartamento, ad esempio con Airbnb, ti ricordo che qui sotto in descrizione ti do un link per iscriverti al sito di Airbnb se non sei ancora iscritto, per i nuovi iscritti è valido e ti dà la possibilità di avere 35 euro di sconto per il tuo prossimo viaggio. Quindi se hai la soluzione appartamento potresti pensare di andare in uno dei supermercati classici di Londra, Sainsbury, Tesco, Asda, e andarci magari tra le 7 e le 8 o comunque dopo le 8, perché in quell'orario tutti i prodotti freschi della giornata, ad esempio tranci di salmone o carni fresche, vengono messi in vendita scontate anche del 50%, a loro serve per non buttare via la roba. E la roba è comunque iper fresca. A questo punto noi poi ce la cuciniamo a casa nel nostro appartamento. È una soluzione molto valida per chi ha a disposizione chiaramente una cucina. Parliamo di colazione, adesso ti consiglio un locale meraviglioso. Se ami cereali non ti perdere Cereal Café. Cereal Café
La sede storica è in Brick Lane, dove ti ho consigliato il mercato, ma hanno una sede aperta non da molto anche in Candman Market, nella famosa Candman Town. Però ti consiglio la sede di Brick Lane, è quella vecchia, piccola e meravigliosa. Tu entri e sei attorniato, completamente attorniato da scatole di cereali. Cereali da tutto il mondo, è un menù enorme di cereali, latti aromatizzati vari, topping vari di mille tipi. Una colazione lì ti costa meno di 10 sterline sicuramente, è un po' cara come colazione, però ci fai brunch praticamente. E se ami i cereali è veramente un'esperienza incredibile. Fanno anche da shop e puoi acquistare sia i cereali che i gadget di Cereal Café. Merita, è un locale davvero divertente. Per quanto riguarda invece i locali che fanno cucina di altri paesi, a Londra hai l'imbarazzo della scelta. Non posso stare qui a dirti si mangia benissimo giapponese in quel posto, cinese in quell'altro. Ce ne sono decine dove si mangia bene. L'importante è che tu cerchi magari su o TripAdvisor o Google i migliori ristoranti della cucina che vuoi provare e troverai sicuramente delle soluzioni. Però mi permetto di consigliarti un thailandese che io adoro e ho adorato, e tutte le volte che vado a Londra più o meno ci faccio un salto. È nella zona ovest di Londra, zona di Shepherdsbush, fermata della metro sulla Central Line. Il suo nome è Ezar Q, credo che si dica così. È molto conosciuto, è in Uxbridge Road. Io lì credo di aver mangiato thailandese come in Thailandia, cioè la qualità è eccezionale. Il curry verde che ho mangiato e che mangio da in questo locale, in questo ristorante, se ami il tipo di il curry thailandese, è eccezionale, a costi veramente bassi, è economico e di alta qualità. E ora è venuto il momento, per chiudere questo video, di consigliarti il fish and chips. Fish and chips a Londra è un must, però ci sono dei locali che lo fanno meglio di altri, perché purtroppo tanti lo fanno surgelato e poi servito, come tanti pub, come tanti locali. Bene, io adesso ti do una serie di locali che invece il pesce non è surgelato e viene fritto al momento e la qualità è molto alta. Il numero uno, il mio favorito, è Master Superfish. Lo trovi in zona Waterloo Station. È assolutamente il mio favorito. Poi abbiamo la catena di ristoranti inglese Poppy's Fish and Chips Restaurant. Se ne trovano diverse sedi a Londra. Io ho mangiato in quella di Spitalfields Market, proprio vicino al mercato di Spitalfields, quello coperto, è lì sulla strada. Buona qualità, leggermente caro, locale leggermente più caro degli altri, locale molto bello. Per leggermente più caro intendo che qua superi le 10 sterline, tra le 10 e le 15 sterline per mangiare in questo ristorante. Poi abbiamo il Golden Hind tra Oxford Street e Marylebone, forse il più famoso dei ristoranti, più citato dei ristoranti di fish and chips a Londra. A me è piaciuto, piace, è chiaramente sempre pieno e quindi a volte bisogna aspettare. Prezzi nella norma. Chiudo con i fish and chips consigliandoti un locale che è rimasto come era una volta, il Friar's Delight. Dicono che sia il locale preferito dai tassisti di Londra. Qui non troverai un bel locale, sarà anche un po' alla buona, ci sarà anche un po' puzza di fritto, però la qualità è altissima, fanno tanto take away, si sta sotto le 10 sterline con il fish and chips, per cui è altamente consigliato a chi vuole spendere poco e mangiare molto bene. E la qualità del cibo, il pesce e anche le patatine. La zona è quella di Holborn, quindi centro di Londra. Questo excursus dei ristoranti chiaramente non può essere completo, ne farò altri di video sui ristoranti, ma già con questo modo riesci ad avere qualche consiglio mirato e un po' per tutti. Ti ricordo che siamo anche sui social network con la pagina Facebook di viaggiovero.com, ci trovi su Twitter e Instagram con @viaggiovero. Mi raccomando, se il video ti è piaciuto, un pollice verso l'alto. Qui sotto c'è la facciona sorridente con la VV di Viaggio Vero, iscriviti e clicca anche sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su tutti i video che andiamo a pubblicare. Ciao ciao da Cristiano di viaggiovero.com.